Francesco mi chiede cosa pensi delle sedute di ipnosi regressiva, si riesce davvero a risalire a chi si era in vite precedenti e che utilità può avere saperlo. Allora, ti parlo della mia esperienza personale. Personalmente nelle ipnosi regressive non sono mai retroceduto a vite precedenti. Attraverso altre situazioni, sì. Quindi attraverso le cerimonie sono riuscito a regressare in vite precedenti sotto forma umana e sotto forma animale. Questa è la mia esperienza. Nelle sedute di ipnosi regressive sono retrocesso a situazioni di quella che noi definiamo questa vita. Che utilità può avere tornare indietro nelle vite precedenti? In realtà non c'è utilità, c'è solo consapevolezza. Quindi per me non è stato utile, ho acquisito consapevolezza. Ho acquisito maggiore consapevolezza su argomenti che già avevo visto in altre cerimonie, in altre pratiche spirituali, dove mi sono reso conto che tutto è sempre la stessa identica cosa, è un unico grande copione, solo che cambiano gli attori. Quindi tu stai recitando sempre la stessa identica parte. Solo che cambia l'attore, sto giro c'è la barba, c'è i capelli lunghi, c'è i capelli corti, uomo, donna, quel che l'è, ma la situazione è sempre la stessa. E quando la cambi in questa vita, la cambi in tutte le vite. Questo ti dà consapevolezza sul fatto che il tempo non esista, che è una grande illusione. E insomma si frantumano un sacco di certezze che generalmente si hanno, che la maggior parte delle persone si hanno. Certezze sulla vita, sulla morte. Quindi questo accade.